prego. Sì, grazie Presidente. La relazione che abbiamo ascoltato poc'anzi dal collega Poli è naturalmente a nostro avviso ottimista. Tocca ricordare, a mio malgrado, anche in questa occasione, come in ogni sessione di bilancio ormai da più di un anno a questa parte, che alla voce rispetto degli impegni programmatici la Giunta non è stata poi così precisa come ci viene raccontato, o meglio, l'è stata per ciò che vi interessava, ma per esempio per ciò che concerne gli aspetti ambientali di questa regione, il rispetto degli impegni non è stato esattamente così puntuale. Torno purtroppo a ripetere cose già dette in quest'Aula, che sono naturalmente rimaste lettera morta da parte del Partito Democratico, che evidentemente considera il settore ambiente e la sua tutela in particolare un inutile orpello che non merita l'importanza che secondo noi dovrebbe avere. Mi riferisco al piano delle bonifiche dei siti inquinati, che ad oggi ancora non c'è, purtroppo non c'è neanche l'assessore oltre al piano delle bonifiche. Poi però è simpatico scoprire dell'acquisizione di uno stand per la partecipazione della regione stessa a Remtec 2015 Ferrara, ovvero il nono salone sulle bonifiche dei siti contaminati e sulla riqualificazione del territorio, in una regione, la nostra, la cui pianificazione su questo tema risale al 1995, come abbiamo detto più e più volte, e con episodi di inquinamento che sono all'ordine del giorno, e che conta sul proprio territorio un sito contaminato sotto infrazione europea che attende di essere bonificato da almeno 15 anni. A proposito, io vorrei ricordare all'assessore, che in aula non c'è, va bene, parlerò alla Presidenza, che vi domandavo sul fatto che, avete sollevato diversi conflitti di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale sulla vicenda della discarica Razzaboni, scrivendo anche sui muri ormai che la competenza della bonifica è esclusivamente dei comuni e non della regione, che non avrebbe secondo voi alcuna responsabilità sui procedimenti di bonifica, in barba secondo noi al testo unico ambientale. Oppure ci volete dire che la competenza regionale va bene solo quando c'è da partecipare alle fiere? A raccontare che cosa? A mettere in mostra la negligenza di questa regione rispetto a questo tema. Il documento preliminare del piano delle bonifiche, che da programma triennale di Giunta, ce l'abbiamo qui, da programma triennale, l'avete scritto voi, programma ottobre-dicembre, doveva essere pronto entro dicembre 2015. Purtroppo ancora non c'è, come abbiamo ribadito diverse volte, obiettivo che quindi più che mancato forse è stato volutamente schivato a fronte di continue e costanti sollecitazioni e interessamento da parte nostra. Nostre sollecitazioni che però, a forza di insistere, hanno portato ad un risultato. Con quasi 2 anni di ritardo per questa amministrazione, finalmente verrà approntata l'anagrafe dei siti inquinati. Noi però facciamo qualcosa di più, perché grazie ad un emendamento del Movimento 5 Stelle alla Camera, al DL enti locali, ora le discariche abusive dovranno essere segnalate in maniera trasparente anche sui siti delle regioni. In ultimo mi concedo una piccola digressione, visto che l'ultima volta che si parlava di bonifiche di siti inquinati e in particolare della discarica Razzaboni, l'assessore Gazzolo ha dichiarato in un'affermazione quantomeno vergognosa che noi gioiremmo dalla situazione in cui si trova il sito, solo per il fatto di essercene interessati. Ecco, vorrei ricordare all'assessore, che è assente, che una delle nostre prerogative, che è anche quella dei consiglieri di maggioranza che su questi temi però non intervengono mai, è quello di controllare l'operato della Giunta e sollecitare gli interventi ogni qualvolta lo riteniamo necessario. E mentre noi portiamo avanti l'impegno di opposizione, ricordo che qualcuno è stato assessora alla sicurezza territoriale e difesa del suolo nella scorsa legislatura, e invece di lamentarsi dell'interessamento del Movimento 5 Stelle, se avesse fatto qualcosa quando poteva, forse oggi non ci troveremmo in questa situazione.